Lazio, Sarri, il mercato non può risolvere tutto. Se pensiamo di risolvere tutto col mercato siamo fuori strada, queste le parole di Maurizio Sarri durante la festa di Natale della Lazio, parlando del difficile momento della squadra biancoceleste. Lazio, Lotito, per Sarri rinnovo biennale. Claudio Lotito ha parlato dal palco della cena di Natale della Lazio e ha annunciato, a sorpresa, l'intenzione di prolungare l'accordo col tecnico Maurizio Sarri. Oggi ho incontrato un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio, Mister Sarri. Non lo conoscevo, ora sì. Vive di calcio per passione. E se qualcuno può pensare che il mister è precario, non è così. Ho dato mandato di rinnovargli il contratto di 2 anni automaticamente. Inter, Marotta non si sbilancia sul mercato 501 gennaio. A margine dei Gazzetta Awards, Giuseppe Marotta ha declinato le domande sul mercato di gennaio dell'Inter, vedremo le parole dell'AD. PSG, Icardi aspetta il via libera da Leonardo. Secondo RMC Sport, Mauro Icardi vuole lasciare a gennaio il Paris Saint-Germain, è accostato alla Juventus e aspetta solo che il DS Leonardo dia il via libera alla cessione. Ajax, Onana, Barca è la mia prima opzione. Andrea Onana torna a parlare del suo futuro e manda un messaggio all'Inter, se il Barcellona è la mia prima opzione. Ovviamente le parole del portiere camerunese a Sport. È casa mia ed è dove sono cresciuto. Sono in continuo contatto con il Barca. Ho un ottimo rapporto con l'ambiente da quando me ne sono andato. Accordo con l'Inter, si parla di tante altre cose, parlano anche di Arsenal. Ma al momento non c'è nulla. Salisburgo, AG, ADEYMI, ha detto no a LLINTER. Thomas Salomon, agente di Karim Adeyemi, ha parlato a Salzburg24.at, abbiamo detto no all'Inter, ma anche a Real Madrid e Barcellona. Il suo futuro è in Bundesliga. Il Borussia Dortmund è vicino a chiudere per l'attaccante classe 2002. Lazio, Sarri vuole Rugani. La Lazio è alla caccia di un difensore per gennaio e, secondo quanto riporta il Messaggero, in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri ci sarebbe Daniele Rugani, che potrebbe lasciare la Juve. Oltre al bianconero, però, l'allenatore avrebbe chiesto anche un attaccante e un terzino sinistro. Genoa, sondaggio per Benassi. Dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato spesso, lo spazio alla Fiorentina si è decisamente ridotto per Marco Benassi tanto che il centrocampista, riporta Firenze Viola, potrebbe partire nel mercato di gennaio. Su di lui l'interesse del Genoa, che avrebbe già fatto qualche sondaggio, ma anche il Parma di Beppe Iachini starebbe facendo un pensierino al suo profilo. La formula sarebbe quella di una cessione in prestito secco. Milan, SI lavora al rinnovo di Leao. Il 2021 di Rafael Leao è già finito per via della lesione accusata contro la Salernitana, ma intanto procedono le trattative per il rinnovo di contratto. Lo scrive Tutto Sport, secondo cui le prossime settimane potrebbero essere decisive per la fumata bianca, la trattativa fra Maldini. Massara e il suo agente Jorge Mendes sarebbe ben avviata ed esisterebbe già una base di intesa per un rinnovo fino al 2026 a 4 milioni netti di base, con i bonus ancora da individuare. Chelsea, dopo Lukaku assalto a Lautaro. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ancora insieme, ma non con la maglia dell'Inter. Secondo quanto scrive Interlive.it, tutto ruoterebbe intorno al nome di Timo Werner, in caso di addio del centravanti tedesco al Chelsea, la società londinese potrebbe lanciare l'assalto al toro, provando a ricomporre la coppia che tanto bene con Conte in nerazzurro.
per provare ad intavolare una trattativa che comunque sarebbe molto complicata, i Blues potrebbero mettere sul piatto un'offerta da 90-100 milioni di euro comprensiva anche del cartellino di Mateo Kovacic, ex proprio dell'Inter. Regina, Toscano nuovo allenatore. La Regina ha annunciato che Domenico Toscano è il nuovo allenatore della formazione di Serie B dopo l'esonero di Aglietti. Per lui si tratta di un ritorno. Il presidente del Lille, Fiorentina su IKONE. Il presidente del Lille, Olivier Letang, ha confermato l'interessamento della Fiorentina per Jonathan Ikoné. Abbiamo tanti giocatori di talento, ci sono delle trattative, è vero, ma niente di definito al momento. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. La Fiorentina, è vero, è interessata a Ikoné, lo confermo, ha detto a TuttoMercatoWeb. Juve, è arrivato l'agente di Dybala. L'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, è arrivato a Torino. In programma dovrebbe esserci un nuovo incontro con la Juve per il rinnovo dell'argentino, che parrebbe cosa ormai fatta. Lo scrive la Gazzetta.